Bitcoin. One credit can start to play. Ciao a tutti amici di Gamesurf, siamo ancora una volta nel bunker segreto di Nvidia Italia. Siamo ancora in compagnia con Luciano Valerano che, come sempre, è qui con noi per raccontarci qualcosa di più, qualche novità su tutto quello che è quelli che sono i prodotti Nvidia. Ma partiamo dalla GeForce Experience. GeForce Experience che si rinnova. Siamo arrivati finalmente alla versione 2.0. Che cosa offre questa nuova versione di GeForce Experience? Quali sono le feature principali della 2.0? Allora, le novità sono parecchie. Tant'è vero che, pur rimanendo in versione beta ufficialmente, abbiamo cambiato la nomenclatura da 1.0, dove era rimasto più di un anno, finalmente al 2. Qualcosa. E questo vuol dire che per noi rappresenta un miglioramento sostanziale rispetto alla versione beta precedente. Innanzitutto, una delle cose che interesserà di più i gamer che utilizzano in mobilità le nostre schede grafiche sui notebook è appunto il supporto con la versione 2.0 ai nuovi notebook di ultima generazione, quindi della famiglia 800M, 700M e anche alcune schede grafiche della classe della famiglia 600M. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le ottimizzazioni che finora erano esclusive delle GPU per desktop adesso sono anche prerogativa di chi gioca in mobilità con dei notebook gaming dotati di Nvidia GeForce GTX M Mobile. Altre novità interessanti sono per esempio il supporto a tutta una serie di programmi che permettono di catturare i gameplay dei propri giochi preferiti per poi condividerli con gli amici in rete, piuttosto che addirittura in diretta tramite programmi come Twitch. Quindi c'è la possibilità o di catturarli per poi erogarli per esempio su YouTube, piuttosto che creare le vere e proprie sessioni di gameplay, catturando sia l'audio del gameplay di quel momento del gioco, piuttosto che magari dei commenti fatti da vivo in tempo reale tramite microfono. Quindi tutta una serie di innovazioni interessanti, aggiunte ad altre caratteristiche ancora che già c'erano precedentemente, come l'ottimizzazione. Quindi una delle caratteristiche fondamentali di GeForce Experience è che permette a tutti gli utenti delle schede grafiche Nvidia di avere un aggiornamento automatico di tutti i driver proprio all'uscita, quindi senza bisogno di andare a controllare eventuali aggiornamenti, piuttosto che l'ottimizzazione dei giochi, quindi la possibilità di trovare in maniera automatica il miglior settaggio per la propria configurazione basata su processore, scheda video, memoria e così via. Quindi questo permette a chi non è proprio un super smanettone di trovare in maniera automatica i settaggi migliori. Come sempre un aiuto verso il giocatore. Però parlare della GeForce Experience, che abbiamo visto si amplia anche con il fattore social, con tante altre cose che effettivamente forse erano state anche richieste dagli stessi giocatori. Sì, esatto. Ci porta a parlare di questo aggeggino che sicuramente conoscete, perché anche, anche se purtroppo in Italia ancora non si sa se arriverà, ma la speranza è l'ultima a morire. Non abbiamo ancora una data ufficiale. E ci porta a parlare appunto di Shield, perché molte delle caratteristiche che sono presenti nella versione 2.0 della GeForce Experience ci portano a parlare di questo. Esatto. Vuoi dirci perché? Sono due fattori, tra l'altro concomitanti. Uno, l'aggiornamento a GeForce Experience 2.0, che porta tutta una serie di funzionalità strettamente legate anche a Nvidia Shield. Perché? Perché contemporaneamente anche Shield ha avuto un aggiornamento firmware
molto consistente e importante. Innanzitutto che porta Android all'ultimissima versione 4.4.2 denominata KitKat. E seconda cosa, permette lo streaming anche da notebook, che era una mancanza che sentivano molti videogiocatori su notebook. Quindi d'ora in poi non solo è possibile collegare il proprio PC desktop a Shield e fare streaming dei videogiochi PC direttamente sulla propria Shield, ma anche da oggi sulle notebook della famiglia 800 e 700M. E c'è una particolarità in più molto molto interessante per tutti, diciamo, gli utenti di GeForce, sia desktop che notebook, cioè quella di poter giocare addirittura in streaming in remoto. Cosa vuol dire? Fino a letteralmente l'altro ieri c'era la necessità di essere all'interno della stessa rete locale, quindi questo voleva dire che la possibilità di fare streaming di videogiochi PC e quindi giocare sui giochi PC sulla Shield poteva essere solo entro le quattro mura di casa, diciamo. Esatto. D'ora in poi invece, se andate a vedere nelle opzioni di GeForce Experience 2.0, potete vedere che una delle opzioni del Game Stream, quindi della funzionalità di streaming dei giochi PC su Shield, consente addirittura di giocare in remoto. Cosa vuol dire? Che posso lasciare tranquillamente il PC di casa acceso, col monitor spento, io vado fuori di casa, mi porto dietro la mia Shield, mi connetto a una qualunque wifi gratuita, piuttosto che mi creo un hotspot con il mio smartphone, e riesco addirittura a giocare ai giochi che sono installati sul mio PC in remoto sullo Shield. Potete immaginare il panorama completamente nuovo e rivoluzionario che si crea. La possibilità di giocare su un aggeggio così piccolo e portatile a tutti i giochi della mia libreria, tra l'altro non solo Steam, ma per esempio anche altri Uplay di Ubisoft, piuttosto Origin, appunto di Origin, di Electronic Arts, che hanno la possibilità appunto di essere giocati tutti tramite Shield. Quindi grandi innovazioni. Tanta roba.